Una per allontanare l'incubo playout, l'altra corre a testa altissima verso la meta playoff. Amici di Fanner, buonasera da Lille 23, si gioca Gem Calcio 8, Baci Immobiliare, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Pallone allargato a sinistra, ancora tre piedi del numero 5 che effettua il tiro, sfera che resta lì, arriva il primo squillo del match per la Gem Calcio 8. Dell'area, pallone messo dentro, interessante il pallonetto, palla che sbatte sul palo. Forse c'è stata la deviazione provvidenziale di Andrea Merciaro. Primo palo, riesce ad allontanare in qualche modo la retroguardia, poi sfera sul sinistro di Max Tonetto, con i piedi addirittura Merciaro. Pallone riconquistato da Moreschini. Uno sguardo al centro, il destro e ancora bravissimo Merciaro, il migliore dei suoi, sta tenendo a galla la sua formazione in questi primi 6 minuti. Ancora per Cassetti, ci prova da quella posizione, era difficilissimo centrare lo specchio della porta, secondo legno per la Gem. 5 da due avversari, partono da lui tutte le azioni, qui va a cercare la porta Ponziani, ma c'è uno straordinario intervento di Federico Moser. Qui la Gem Calcio 8 affida praticamente la manovra offensiva. Qui è proprio la Gem che si fa vedere in avanti con Giulitti, ma ancora bravo Merciaro. Poi sulla la deviazione, il salvataggio sulla linea di porta, ma arriva Cassetti che può calciare con il destro. Merciaro ancora in corner. Poi allarga sulla sinistra per Sula che non se la sente di calciare col destro. Va dentro e la deviazione in calcio d'angolo ancora di uno straordinario Merciaro. Sul fallo ai danni di Placido, qui il sinistro. C'è solo l'effetto del gol, ma Sula spara largo. I due avversari, ancora Moreschini, allarga sulla destra, la conclusione, allunga la manona, ancora a Merciaro e poi è fortunato perché il pallone non capita tra i piedi di Giulitti. Poi sfera al centro e spreca tutto qui con il sinistro Moreschini. Spinge la Gem Calcio a 8, ma per ora ha la meglio Merciaro. Pallone buono sulla tre quarti, si gira con la punta del piede De Paola, ma indovinate ancora chi c'è lì, Merciaro. Prova a girarsi su Giulitti, va Placido a cercare l'incrocio dei pali, vola in calcio d'angolo Federico Moser. Pallone a cercare il sinistro di Giulitti e c'è l'1-0, l'ottima sponda di De Paola e poi il gol di Federico Giulitti che viene a dedicarlo sotto la nostra telecamera. È un gol fondamentale, è un gol cercato con fatica che per ora vale il quinto posto. Gem 1, Baci Immobiliare 0. La ripresa, Baci Immobiliare che deve quindi ritornare in pareggio, il tiro, resta lì la sfera. Dopo la deviazione di Moser, è bravissimo a farsi trovare nel posto giusto, nel momento giusto. Emanuele Cardinali si torna in parità 1-1. Pallone messo sul secondo palo, arriva a rimorchio il compagno Baci Immobiliare che contro i pronostici, contro quello che si è visto in campo, si porta in vantaggio addirittura dopo essere andata sotto con il punteggio per una rete a zero. Arriva il gol degli ospiti qui a Lille 23 e a segnare il numero 11, Tombesi, 2-1. Accelera Cassetti sulla corsia di destra, poi mette un pallone interessantissimo per De Paola, fa Superman, ancora Merciaro. Colucci, Ponziani vuole andare da solo, si libera, va con il sinistro, la traversa, sfortunatissima qua la Baci Immobiliare, Ponziani poteva chiudere i giochi. 8 con Giulitti, pallone che filtra, poi Sula con il sinistro a tu per tu con Merciaro, gli tira addosso. Baci Immobiliare batte Gem Calcio 8, cuore, voglia di vincere e soprattutto un gran Merciaro battono la classe e la forza della Gem Calcio 8 a Lille 23. Si chiude la sedicesima giornata della Lega Calcio 8. Risultato a sorpresa: Baci Immobiliare 2, Gem 1.